Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Questo tag l'ho visto sul canale di Flowbag. Lei alla fine del video ha taggato tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube. Siccome anch'io faccio parte di quel gruppo, in un certo senso sono stata taggata. Vi lascio giù in info box il link al suo video, al suo canale. E molto volentieri ripropongo questo tag che si intitola Che padrona di casa sei? La prima domanda: chi vorresti come ospite alla tua tavola? Lasciando perdere personaggi importanti, personaggi famosi che tanto alla mia tavola non ci saranno mai, io come ospiti alla mia tavola vorrei i miei cugini delle isole Hawaii. Io ho dei cugini alle isole Hawaii, sono sicura di avervelo detto nel video Le 10 cose che non sai di me, ve lo lascio qua nelle schede o comunque da qualche parte. E in quell'occasione vi avevo detto che ho dei cugini alle isole Hawaii. Essendo dall'altra parte del mondo, ovviamente io non li vedo mai. Ne ho visto solo due di queste mie cugine, quando loro sono venute in Italia. E in quell'occasione devo dire che mi sono trovata benissimo, mi ha fatto veramente piacere conoscerle, sono due persone fantastiche e quindi le vorrei come ospiti alla mia tavola. E mi piacerebbe veramente rivederle. Non è detto che poi non succeda, è una cosa che è realistica, anche se non so quando potrebbe succedere, però è realistica e mi piacerebbe avere loro come ospiti alla mia tavola. Seconda domanda: cosa prepareresti? Un cavallo di battaglia o ti informeresti sui suoi gusti? Dunque, io più o meno i loro gusti li conosco perché in quell'occasione abbiamo avuto modo di scambiare appunto preferenze o cose che comunque ci piacciono di più, ci piacciono di meno. Però, essendo loro americani e sapendo io che apprezzano molto la cucina italiana, farei proprio qualcosa di tipicamente italiano, perché so che a loro piacerebbe, quindi farei proprio dei cavalli di battaglia. Io ne ho tanti cavalli di battaglia in cucina, devo dire la verità: lasagna alla bolognese, cannelloni, ricotta e spinaci, ravioli al ragù, tortellini. Ho veramente un sacco di cose che io cucino spesso e volentieri quando c'è un'occasione comunque di ospiti, quando bisogna mangiare insieme. Anche la pasta al forno, che comunque è una cosa semplice, veloce, ma è sempre efficace quando c'è tanta gente a tavola perché si serve molto facilmente, non dovete stare lì ad aspettare che cuocia. Quindi è una cosa che magari mi capita di fare spesso. Però, insomma, credo che andrei su questi cavalli di battaglia. Se parliamo di pietanze, un mio tipico cavallo di battaglia è il pollo alle erbe aromatiche, perché è molto gustoso e rimane poi leggero, soprattutto se come primo piatto ci avete messo cannelloni, lasagne o cose del genere. E poi sicuramente un dolce, potrei fare una torta oppure comprare un gelato, so, se fosse in estate come è adesso. Quindi insomma, direi che andrei sul classico. Terza domanda: prima che arrivino gli ospiti, ti dai una sistemata o li accogli in tenuta casalinga? No, ragazzi, io gli ospiti in tenuta casalinga non li accolgo perché è una cosa che non mi piace. Cioè, personalmente, per come sono fatta io, accogliere gli ospiti vestita da casa proprio non mi va, non mi piace. Quindi io mi do una sistemata, quindi io mi vesto e mi trucco. Come ti piace apparecchiare la tua tavola? In base all'umore, all'occasione o sei abitudinario? Io generalmente sono abbastanza abitudinaria, però se c'è un'occasione particolare, magari apparecchio la tavola utilizzando dei colori un po' particolari o qualche oggettino, magari dei fiori o non so, qualche candela, dipende, dipende dall'occasione. Quando erano venute le mie cugine dalle isole Hawaii, avevamo fatto una cena tutta a base di piatti italiani, quindi avevamo fatto una tovaglia con l'Italia disegnata sopra, la tovaglia verde, i tovaglioli rossi, piatti bianchi per riprendere i colori della bandiera e avevamo fatto tutti i piatti tipicamente italiani che andassero a riprendere tutte le regioni dell'Italia. Ovviamente non abbiamo mangiato tutto in grandi quantità, erano dei piccoli assaggini, però dei piccoli assaggini di tutte le regioni d'Italia, quindi era stata veramente una cosa particolare. Quella sicuramente è la cena più particolare che ho fatto. Poi, come rendi l'atmosfera accogliente? Dipende, di solito metto magari delle candele profumate o insomma un po' di colori, magari dei fiori.
qualche addobbo particolare, se la cena magari è a tema o se c'è qualcosa di particolare, insomma, mi piace renderla accogliente con cose semplici comunque, senza andare troppo nello sfarzoso. Che profumo daresti all'ambiente? Dipende, perché le profumazioni miste alla profumazione del cibo a volte mi fanno venire un po' mal di testa, quindi per evitare il mal di testa e per evitare poi di rovinarmi la serata, credo che non metterei profumazioni particolari, quindi insomma lascerei un po' così al caso. Diciamo che se magari nell'aria c'è una buona profumazione, ad esempio di pollo alle erbe aromatiche, perché andarla a coprire se è una profumazione buona e piacevole, ovviamente, quindi magari la lascerei anche così naturale. È ovvio che se si fanno delle cose fritte, che io tra l'altro non faccio mai perché io non frigo mai niente, però se si fanno delle cose fritte, ovviamente è fastidioso invece l'odore che rimane nell'aria, quindi in quel caso magari lo andrei a coprire con una candela profumata alla vaniglia o al limone, insomma, dipende dalla situazione. Poi, che dolce sceglieresti? Ricco, light o entrambi? Dipende dalla stagione e dipende da tutto quello che abbiamo mangiato prima. Se prima ci sono dei piatti sostanziosi, io sceglierei un dolce light, perché comunque quando si arriva al dolce poi non se ne ha più voglia. Se invece i piatti prima sono stati un po' più light, allora magari anche un bel dolce ricco. Però è ovvio che se siamo in estate, fa un caldo allucinante, non posso andare a proporre delle cose piene di crema e piene di panna. E magari andrei più su una torta gelato, ad esempio. Quindi quello dipende tantissimo dal menù e dalla stagione. Sparecchi mentre gli ospiti sono lì e ti metti a riordinare o lasci tutto a dopo? No, io lascerei tutto a dopo perché almeno si può chiacchierare tranquillamente senza avere i piatti da lavare o da sistemare. Insomma, mi sembra più carino rimanere a tavola seduti e chiacchierare con calma. Bene, ragazzi, questo è il tag, finisce qua. L'ultima domanda è: tagga qualcuno? Io vorrei taggare tutti. Credo che siano già state taggate un sacco di persone. Bene, ragazzi, io termino qui per oggi. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.